ma appunto il Zola Jazz Wine ripercorre appunto tutte le tappe in tutte le nostre appunto cantine del nostro territorio che voglio ricordarle perché questa è la serata finale e credo sia un dover giustamente dare un tributo a queste appunto nostre cantine, quindi la cantina Bortolotti, la cantina Gaggioli, la cantina Lodi Corazza, Marnaresi e Terre Rosse. Ecco, lasciatemi ovviamente ringraziare anche tutte le persone che hanno organizzato e anche questa sera si sono prodigati per allestire, organizzare e dare supporto a coloro che sono venuti a questi spettacoli, quindi la Proloco di Zola Predosa, che ringrazio sentitamente, l'Associazione La Ronca di Zola Predosa e tutti gli amici appunto di questo nostro territorio che anche con un aiuto, anche con un aiuto economico, quindi con una sponsorizzazione, hanno permesso appunto l'organizzazione di questo evento. Lasciatemi concludere brevemente anche una finalità estremamente bella, importante e doverosa, credo, in questo momento, una parte delle entrate del Zola Jazz Wine, l'organizzazione che economicamente ha rappresentata qui dalla dottoressa Pinelli devolverà quindi una parte degli incassi alle popolazioni e ai comuni terremotati che a pochi chilometri qua da noi, nel Bolognese, nel Modenese, nel Ferrarese, ma non solo, ci sono anche altri comuni della Lombardia e del Veneto che sono stati danneggiati, colpiti da questo purtroppo catastrofico sisma, perché bisogna dirlo, con un'area e con un'estensione appunto territoriale estremamente grande, un bacino di 850.000 persone, quindi potete ben pensare e avete visto tutti i danni che ha fatto questo evento. Quindi davvero molto importante e ringrazio, concludo, la finalità che appunto parte di questi proventi verranno devoluti a chi ha avuto dei danni, a chi purtroppo ha avuto anche dei lutti e quindi noi ci vogliamo idealmente stringere attorno a queste popolazioni per aiutarle perché siamo convinti che l'Emilia Romagna e le persone e noi stessi dobbiamo essere così, comportarsi in questa maniera. Grazie davvero a tutti, buona serata e buon spettacolo. Grazie. Passo la parola per un breve saluto al dottor Gaggioli, che è appunto il proprietario della cantina che stasera ci ospita, che anche lui voleva fare un saluto. Grazie e buonasera a tutti. È quasi un obbligo dare il benvenuto, ma questa sera per me non è un obbligo, è un gran piacere vedervi tanti qui ad ascoltare la musica e visitare la mia cantina. Vedo fra voi dei visi noti, gente che è venuta anche gli altri anni. Questo mi fa piacere, vuol dire che queste manifestazioni hanno ottenuto il loro scopo, di farvi amare la musica, amare la natura e amare il vino, che è quello che mi interessa di più egoisticamente. Eccoci. La mia cantina, la cantina Gaggioli, che molti conosceranno, i nostri mercati migliori sono l'Italia, l'Europa e abbiamo qualche cliente anche fuori, in California e in Giappone, e produciamo tutti i vini internazionali, in più dei vini locali che sono quelli che io vi farò sentire stasera. Il Pignoletto, che tutti conoscete, è un vino bianco, è un altro vino bianco fermo, che è il Bianco Bologna. È la nuova DOC dei Colli Bolognesi, è la DOC 2011-2012 e quindi è una novità. È stato imbottigliato da poche settimane ed è 50% Sauvignon, il resto è Riesling, Pinot e Chardonnay. I vini rossi che vi faccio sentire sono anche quelli vini legati al territorio, il Barbera, che è un vitigno nostro. Accanto al Barbera frizzante sentiremo il Merlot. Il Merlot è un vino internazionale, però si coltiva sulle colline di Bologna, dei Colli Bolognesi, da oltre 100 anni. Quindi ha preso molto dalla nostra terra, ha avuto delle modificazioni genetiche, per cui ha dei sapori, dei profumi che si distinguono da quelli degli altri Merlot. Provare per credere. E questo è molto importante, sentire i vini che sanno che hanno le radici sulla terra, perché le aziende agricole sono uguali alle altre aziende, ma sono anche molto diverse, perché hanno dei valori diversi, che voi tutti conoscete magari e non ci pensate, hanno dei valori filosofici, pensate al ciclo della vita che si rinnova ogni primavera nei campi, pensate all'ecologia, noi
difendiamo il territorio, all'estetica, noi vogliamo un territorio bello da godere, pensate alla cultura, il valore dei cibi che noi mangiamo e anche le emozioni, il valore donistico, il piacere del cibo che è molto importante. Il cibo va accompagnato al vino. Io vorrei che alla sera, questo è l'augurio che faccio, nelle famiglie si mettesse sulla tavola una bottiglia di vino, si spegnesse magari la televisione e ricominciassimo a dialogare con la moglie, con i figli. Questo è molto importante. Il vino ci aiuta molto a questo. Io credo che... E da queste piccole cose si rifonda la famiglia, si rifonda la società. Noi dobbiamo ripartire da famiglie così, semplici, che però dove il dialogo ritorna, non che si legge solo il giornale, non ci si parla o si guarda la televisione. Ecco, questo è il valore che dovrebbe fare il vino, che poi fa piacere anche noi, perché se si consuma il vino stiamo bene noi, ecco, guadagniamo. Perché se invece non si consuma, oppure...